Il polo industriale siracusano ha un impatto economico di 12 miliardi e 200 milioni di euro di fatturato complessivo nell'anno 2018, rapportabile al PIL di una nazione come Malta. Questo dato emerge dal primo rapporto di sostenibilità dell'area industriale siracusana, frutto del lavoro di Confindustria e delle 10 maggiori aziende per un progetto di comunicazione volto a dare risposta a una comunità che chiede informazioni e trasparenza. Il rapporto esamina i dati del 2018 rapportandoli a quelli del 2010 come termine di paragone. L'impatto sociale delle 10 aziende ha visto nel 2018 il miglioramento e l'impegno per salute, sicurezza e tutela dei lavoratori, 3.039 i diretti, 4.300 dell'indotto. Con 173.000 ore di formazione, 0,8 infortuni ogni milione di ore lavorate, 3 milioni di euro destinati alle comunità locali e agli stakeholder per iniziative sportive, culturali e solidali. Nel suo intervento il governatore Musumeci ha puntato i riflettori sul rapporto che il territorio deve avere con il complesso industriale. Con tutte le zone industriali deve esserci un rapporto costruttivo. Noi abbiamo messo da parte alcune decine di milioni di euro per darle proprio alle zone industriali. Abbiamo detto alle associazioni degli industriali, a Confindustria, che abbiamo riunito più volte a Palermo, diteci di quale risorsa avete bisogno, portateci i progetti e noi ve li finanziamo. Non è un problema di risorse finanziarie per gli investimenti. Dobbiamo far tornare le aree industriali efficienti come erano una volta. Questo vale per Palermo, vale per Catania, vale per Siracusa. Al tempo stesso dobbiamo augurarci una nuova politica improntata alla sostenibilità, quindi al rispetto dell'ambiente. Chiuderemo, spero, la prossima settimana la contabilità speciale con lo Stato per completare l'azione delle bonifiche. Perché le bonifiche, come sapete, furono iniziate ma non furono mai completate. E la cosa più grave è che non abbiamo trovato neanche il fascicolo su questa contabilità. Ecco qual è la cosa più drammatica. Negli anni passati poteva accadere anche questo. Ad organizzare la manifestazione di ieri con i dati sul primo rapporto di sostenibilità dell'area industriale siracusana è stato il presidente di Confindustria, Diego Bivona, che ha fatto il punto della situazione relativamente al rapporto che c'è tra le industrie e la zona industriale, l'area e quindi il territorio. Ecco, innanzitutto il primo segnale che viene forte e che per la prima volta tutte le aziende del polo industriale siracusano hanno trovato forza e volontà di mettersi insieme per produrre questo rapporto che è una sintesi di tutto quello che insieme le aziende fanno e come si impattano nei confronti del territorio. È una dimostrazione di grande volontà di volere comunicare con il territorio, non in maniera singola, perché il territorio recepisce quello che viene fuori dal mondo, dal polo industriale, in maniera complessa, strutturata, per cui è importante avere una visione globale di tutti gli impatti del polo industriale in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Quali dovrebbero essere invece le direttrici dello sviluppo economico della zona? Le direttrici dello sviluppo sono le aziende che oggi insistono nel territorio, non sono le aziende di quando questo polo industriale ha iniziato a vivere, cioè parliamo del 1949, oggi ci sono delle nuove aziende che hanno nel loro bagaglio, nella loro cultura, quello di rispetto dell'ambiente, quello del progresso, quello della responsabilità sociale. Quindi dobbiamo fare forza sulle imprese esistenti per mitigare e migliorare quanto esse hanno ereditato da una politica che fino agli anni 70 non sapeva che cosa fosse la parola ambiente, quindi non c'erano norme ambientali, e soltanto grazie a queste aziende che ancora insistono nel territorio bisogna far leva per andare avanti, perché le aziende hanno dimostrato che la transizione energetica e l'economia circolare, temi di cui oggi tutti e molto
parlano è già nel loro DNA, tant'è vero che investono annualmente milioni di euro in questa direzione.